lottando i primi due match e poi dominando gli ultimi tre con giocatori da challenger. È arrivata la vittoria la settimana successiva nel 25.000 di Trento, poi una settimana di pausa, si passa sulla terra, ancora vittoria a Santa Margherita di Pura nel 25.000 di Sardo, e poi il primo match vinto nel circuito ATP dopo aver giocato le qualificazioni, essere entrato come lucky loser nel torneo ATP di Budapest, vincendo poi nel tabellone principale contro il giovane Mate Valkus, uno delle grandi promesse del tennis ungherese. Entrambi hanno già una buona esperienza in questa stagione a livello challenger, si stanno confrontando e perché no, possono puntare a giocare le ATP Next Gen Finals di questa stagione, ma potenzialmente anche delle prossime, perché come detto sono davvero molto molto giovani. Jannik Sinner, come vedete, in questo momento è numero 262 del ranking, è la sua miglior classifica in assoluto, è arrivata la settimana scorsa la finale nel Challenger di Ostrava. L'abbiamo ottenuto per ultimo questo risultato perché va raccontato anche il viaggio, sostanzialmente partito dopo pranzo e arrivato poi nella notte a Roma dopo aver perso con Majerczak la finale a Ostrava, dopo aver giocato un altro grande torneo. Sinner sostanzialmente è arrivato alle 2 di notte a Roma e poi il giorno dopo è sceso in campo nelle prequalificazioni dell'Internazionale d'Italia, vincendo un match peraltro non semplice contro Tomassetto. Eccolo il giudice di serie intanto del match, Andrea Cavallo. Si conoscono, ma non si conoscono poi così bene Musetti e Sinner, lo hanno dichiarato entrambi. Musetti che ha conquistato i primi punti grazie ai challenger quest'anno, è il numero 453 delle ranking ATP, importante per Musetti riuscire a vincere qualche match grazie a delle wild card a livello challenger per entrare nel ranking ATP, per conquistare i primi punti, perché come forse saprete da quest'anno con il nuovo regolamento, con il Transition Tour, con la divisione delle classifiche in classifica ATP e classifica ITF, è molto più complicato per i giovani entrare nel circuito e quindi fare punti quando si ha la possibilità è molto importante, arrivare nei primi 300 è fondamentale, da poi la possibilità di giocare in tabellone quasi tutti i tabelloni challenger e poi più avanti, entrando poi magari nei primi 180-170, giocare con continuità anche le qualificazioni nei tornei del circuito maggiore, nei tornei ATP. Sinner arrivato al numero 262, questa certezza l'ha già raggiunta. Abbiamo visto per un attimo l'angolo di Musetti con coach Tartarini. Sinner che si allena a Bordighera nel team Piatti Sartori ed è seguito a Roma da Andrea Volpini, un giovane molto preparato coach che sostanzialmente lo segue quasi sempre nei tornei. Nella sfida dei quarti di finale di ieri Sinner ha vinto 6-2-6-0 su questo campo contro Balzerani, Musetti ha battuto 6-2-6-4 dalla Valle, entrambi hanno impressionato in queste prequali. Musetti che ha dovuto giocare qualche match in più nel corso della sfida, poi vi racconteremo nel dettaglio il tabellone. È tutto pronto per la sfida più attesa di giornata sul campo Pietrangeli, la semifinale delle prequali maschili tra Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, due enfant prodige del tennis azzurro. Inquadrato Sinner, che ha dominato Balzerani nella giornata di ieri dopo un esordio complicato, un problema anche una verruca sotto il piede che gli ha dato e ancora gli dà un po' fastidio. Si parte con Sinner alla battuta. Primo punto per Musetti, 0-15.
Molto profondo il colpo di Musetti, in controbalzo, non riesce a salvarsi Sinner, 0-30. Vi ricordo che sia Sinner che Musetti, con questo risultato, con la semifinale delle prequali, hanno già la certezza di partecipare alle qualificazioni. Ovviamente però si punta alla wild card nel main draw. Inizio contratto da parte di Sinner, 0-40. Andava forte col servizio. 15-40, annullata la prima palla break, ce ne sono altre due per Musetti. Se ne va anche la seconda, risposto da molto lontano con il dritto che non supera la rete Musetti, 30-40. Sul nastro e rovescio il pugno di Musetti, che vince il primo game e lo vince strappando il servizio a Sinner. Come vedete da questa immagine si sta riempiendo non poco il Pietrangeli, perché la sfida è davvero molto attesa. Tanti spettatori sono giunti al Foro Italico questa mattina per la semifinale delle prequali, al maschile e al femminile. A proposito di semifinali, l'altra semifinale femminile, oltre a quella già conclusa e vinta da Cocciaretto, vede Paolini servire per il match, avanti 6-1, 5-7, 5-2. Ace, grand slice a uscire da destra. Buona risposta di Sinner, ha provato a uscire subito dallo scambio con la palla corta, andando indietro Musetti, non è riuscito nell'intento, e allora è 15 pari. Servizio e dritto, 30-15. Pari. Il rovescio si ferma in rete.
Farà il contro break immediata per Sinner. Annullata molto bene, servizio dritto in avanzamento da parte di Musetti. Dritto, fa male di Sinner. Seconda palla break. Bravissimo Sinner a vincere un punto ben giocato da entrambi. Musetti ha giocato un dritto in corsa incrociato sulla palla bassa e profonda, quasi in controbalzo, impressionante, ma è Sinner che poi cambia ritmo lo scambio. E allora siamo uno pari. Riesce a contenere il servizio Musetti, risposto bloccando molto profondo, una palla con poco peso sulla quale Sinner sbaglia. 0-15. Sbaglia lo slice Musetti, questo è un errore inconsueto per... l'attuale numero 453 al mondo. Prova a cambiare in lungolinea Musetti, ma la palla di Sinner era pesante e abbastanza profonda. Una soluzione molto difficile che non riesce a Musetti. Qualche errore di dritto in questo inizio di match per Sinner, è il colpo meno sicuro dal punto di vista tecnico, il rovescio è un colpo naturale straordinario, il dritto è il colpo meno sicuro ma è un colpo comunque devastante, un colpo già devastante oggi. Ha 17 anni. Ed eccolo infatti il dritto che farà differenza dopo il servizio. 40-30. Bravo Musetti, cambio di ritmo da rovescio slice a rovescio coperto che dà poi la chance, una palla un po' più corta di Sinner
di spingere con il dritto. Il pugno di Musetti. Vantaggi. Largo il dritto di Sinner, ancora un gratuito dalla parte del dritto. E c'è una chance di break anche in questo game. In contropiede, dritto preciso, vicino all'incrocio delle righe. Ma sventaglio. Annullata la palla break. Bella risposta di Musetti, profondissima. Uscita dal servizio, non riesce a salvarsi Sinner. Seconda palla break di questo game. Sbaglia palla in rovescio, risposta Musetti, parità. Vantaggio Sinner. Ace devastante a uscire, imprendibile da parte di Sinner, che annulla due palle break e guida 2-1 nel primo set. Cosa pensi di bello? Star Casino. E chi ha tutte le slot più amate? Star Casino. La slot più famosa è ora su Star Casino. Divertiti con Book of Rock. Star Casino. Ora lo so, solo per maggiorenni. Il gioco può causare dipendenza patologica. Sogni. Avventure. Emozioni. Le cose più belle non sono fatte per essere comprate. L'auto perfetta per viverle. Neppure. Scegli YBuy per guidare una BMW X1, anche senza acquistarla. Da 199 euro al mese. TAN 380, TAEG 583. Dettagli su bmw.it e in tutte le concessionarie BMW aderenti. Lorenzo Musetti inquadrato, va al servizio sotto 2-1 in questo inizio di match. Musetti che va strappato in apertura del servizio a Sinner, ha avuto anche due palle break per realizzare un secondo break, invece ha perso la battuta di vantaggi nel secondo gioco. Molto bravo Musetti, il contropiede, 15-0. Zero.
Tecca Sinner 30-0. Bellissimo drittone a sventaglio di Musetti. 40-0. Dritto esce davvero in maniera fantastica dalle corde di Musetti. Non che il rovescio sia da meno, però la velocità del colpo parlando del dritto è impressionante, soprattutto considerando l'età. Il passante di Musetti, grande game di servizio di Musetti. Due pari. Palla senza peso, ma stavolta Sinner la gestisce benissimo. 15-0. Arriva il passante largo, c'era il lungo linea aperta, ha voluto andare sull'incrociato Musetti. 30-0. Che dritto di Musetti, che si carica, questo andava veramente forte, sia il primo ma soprattutto il secondo. Il rovescio scappa via di poco. Incrociato in corridoio. 40-15, due chance del 3-2. Dritto che abbiamo detto ogni tanto scappa via in questo inizio di match a Sinner. 40-30. Tiene Sinner a 30, servito bene da sinistra. 3-2 in suo favore in questo primo set, la semifinale maschile delle prequalificazioni.
Vi ricordo che l'altra semifinale è tra Jacopo Berrettini e Andrea Basso, si gioca sul campo numero 1. Tanto pubblico, l'abbiamo detto, tanti appassionati e curiosi vogliono vedere per la prima volta dal vivo Lorenzo Musetti e Yannick Sinner. Se ne parla, scrive, qualche match in TV, qualche match in streaming, ma sono pochi quelli che hanno avuto la fortuna di vederli giocare dal vivo, e quindi il pubblico si riversa sul Pietrangeli. Apre con l'Eis Musetti. 15-0. Drittone ancora di Musetti. Sul nastro la difesa di Sinner. 3-0. Intanto assegnata anche la seconda wild card per il tabellone principale del torneo femminile, ha vinto Jasmine Paolini 6-1, 5-7, 6-2 a Giorgia Brescia, quindi Paolini nel main draw, Brescia nelle qualificazioni. Ah, no. 30-15, errore da parte del rovescio. Mentre Cristiana Ferrando ha vinto contro Cappelletti 7-5-7-6, quindi Ferrando sarà nelle qualificazioni, ha vinto il match di spareggio per le quali. I cambi di ritmo danno fastidio a Sinner da parte di Musetti. 40-15. Sbagliata la devi voler Sinner, ha giocato un passante rallentato da lontanissimo Musetti, un mezzo miracolo, anche se l'errore poi di Sinner è grave perché non c'era bisogno di giocarla corta questa devi voler. Parliamo di due ragazzi ovviamente che devono farne tante di esperienze. Doppio fallo. Contropiede Sinner, lontano dal campo Musetti, in difesa non riesce a superare la rete, non riesce ad alzare la traiettoria.
sbaglia lo smash Sinner. 40-15. Questo è un gran punto vinto da Sinner col rovescio, rovescio colpo splendido, 4-3. Sei pronto per il poker più coinvolgente di sempre? È arrivato 888 Poker. Entra in gioco ovunque ti trovi e prova il brivido di andare all-in. Una partita così non l'avevi ancora giocata. Registrati e ricevi 8 euro gratis senza ricaricare. 888 Poker. Il gioco inizia adesso. Il gioco è vietato ai minori, può causare dipendenza. Semplice magnesio, MGK Vis, tre sali di magnesio, tre volte più attivi, MGK Vis, in caso di stanchezza e spossatezza, MGK Vis, da Pull Pharma. Yannick Sinner contro Lorenzo Musetti, semifinale delle prequalificazioni maschili dal campo Pietrangeli, break contro break nei primi due game. Musetti ha avuto palla break 2 per la precisione anche nel terzo gioco, da quel momento non ci sono state più occasioni in risposta. Ace apre ancora una volta, non è la prima volta col servizio a uscire Musetti. Sopra il pitone di battuta. Principali. Bravo Musetti, aggressivo dopo il servizio, 30-15. Palla corta. Non era una grandissima idea, cioè aveva un dritto comodo da chiudere Musetti. Non è venuta benissimo. Sfiorato stavolta l'ace con la slice a uscire. Se ne va il rovescio di Sinner, di poco largo, è in corridoio, 40-30, pare il 4 pari. Con l'aiuto del nastro, ma è un gran dritto quello di Sinner.
risposta di Sinner che si ferma in rete. Capacità di giocare in lungolinea dritto, ma anche di rovescio, in corsa, la fase difensiva, ribaltando lo scambio, è una delle armi più importanti di Sinner, più evidenti. Siamo arrivati alla palla break. Sinner tra i due parte sicuramente leggermente favorito, non solo per la classifica, ma tanto c'è un anno di differenza, circa qualcosa meno, che comunque a questa età fa ancora la differenza. Profondissimo il colpo di Musetti, quasi in controbalzo, colpo forse non così spettacolare e punto non così spettacolare, perché poi ha sbagliato Sinner, ma è difficilissimo quello che ha appena fatto Musetti, difficilissimo. E vantaggio Musetti. E tiene Musetti, dopo aver annullato palla break, ribaltato un gran game, 4 pari, gli applausi del pubblico. Sinner in avanzamento con rovescio, bravissimo, 15-0. Passante lontanissimo, non riesce a Musetti, 40-0. Tiene Sinner a 0, 5-4 in suo favore, primo set. È tempo di giganti e regine, di fate ed eroi. È tempo di calpestare ancora la terra rossa del Foro Italico. Su Super Tennis tornano gli internazionali BNL d'Italia.
live ed in esclusiva sul digitale terrestre tutti i match del torneo femminile e non solo. Quest'anno Super Tennis si fa in due per raccontarvi anche le emozioni del torneo maschile. Due quarti, semifinali e finale ATP per una maratona di tennis che vi lascerà senza fiato. Dal 13 al 19 maggio io sto con Super Tennis. E tu? Inquadrato Lorenzo Musetti che andrà al servizio per pochi istanti per provare a rimanere in questo primo set, guidato da Sinner, 5-4. Musetti che ha annullato una pericolosissima palla break sotto 4-3. Ecco. Se ne va il recupero di Musetti di poco largo. 0-15. Poco largo il passante di Sinner, serve un volley di Musetti, dimostra la sua grande varietà di colpi e di scelte anche tattiche possibili derivanti da una grande competenza tecnica. E sbaglia Sinner, che sicuramente non ama giocare contro un avversario che cambia ritmo così spesso. Cambio di velocità di Sinner, quando decide di spingere col dritto fa paura. 30 pari. Cambio di marcia impressionante. Questo braccio che va velocissimo. Decontrazione praticamente totale. Largo il dritto di Sinner, che continua ad avere qualche problemino con questo colpo oggi. 40-30. La risposta molto buona di Sinner, poi la conclusione sopra la rete è una formalità, è semplice, ma è la risposta che fa la differenza. È il quarto game che va ai vantaggi. Thank you.
Non è riuscito a trovare profondità con le difese dalla parte del dritto Musetti, con Sinner in spinta. Alla fine sbaglia Musetti nella parte del rovescio slice. Siamo al set point Sinner. Annullato con un ottimo servizio a uscire da Musetti, che si carica. E buona prima. Vantaggio Musetti. Vantaggio Musetti. Trittone di Sinner, che riporta il game in parità. Gli applausi del pubblico, che si sta sicuramente divertendo ammirando questi due giovanissimi e promettentissimi ragazzi azzurri. Fa arrivare un po' addosso Sinner, che si lamenta verso il proprio angolo dove c'è Andrea Volpini. Vantaggio Musetti. Si carica Musetti, che dopo aver annullato set point tiene il servizio ai vantaggi. 5 pari, primo set. Per il pubblico che entra e esce sul 5 pari, non esattamente il massimo per i giocatori, infatti ci si ferma qualche istante, si riprende col servizio Sinner. Molto bello questo punto di Musetti, rovescio in lungolinea, il dritto a sventaglio, tutto giocato alla perfezione sin dalla risposta. 15 pari. Provato, rovescio lungolinea difficile con i piedi fuori dal campo Musetti, che a volte però per non entrare nella morsa di Sinner da fondo cerca una soluzione difficile, aggressiva da lontano. 30-15.
lo slice di rovescio profondissimo difensivo di Musetti dà fastidio a Sinner, 30 pari. Punto importantissimo vinto da Sinner sul 5 pari 30 pari. Se ne va il dritto di Sinner, però attenzione, un altro game ai vantaggi. Poteva essere un punto importante in spinta questo di Musetti, che però si ferma in rete. Ancora vantaggio Sinner. Che sbaglia però malamente il rovescio, qualche errore di troppo in questo game da parte di Sinner da fondo. Pesante la palla di Sinner, è difficile giocare il passante rallentato slice. Taggio Sinner. E tiene Sinner 6-5 in suo favore, primo set. Sinner conduce 6-5. Sei pronto? Oggi non hai scampo. Ma che cos'è tutto questo movimento? Amico, è l'efficientamento energetico. Da quando abbiamo scoperto in media, la vita al circolo è cambiata. Uso razionale dell'energia, contenimento dei consumi e nessun costo iniziale. Ci pensa in media. Più chiaro di così? Se vuoi vederci chiaro, cerca in media. Chi non riesce a fare luce è pregato di non fare ombra. Musetti inquadrato, serve per la seconda volta per rimanere nel primo set, per portare questo parziale al tiebreak. Continua la battaglia sul campo 2 intanto tra Grimalska e Chiesa, che si giocano una wild card per le qualificazioni. Era 4-2 Grimalska, ora sono 4 pari al terzo, mentre nell'altra semifinale maschile Basso è avanti di un break su Jacopo Berrettini, 4-3 servizio. È rimasta in campo la risposta di Sinner, che chiede scusa sulla riga, palla che schizza via. Zero trenta.
Bellissimo rovescio lungolina di Musetti. La palla di Sinner non era corta, non era nemmeno lenta. ...15:30... e sbaglia il dritto Sinner dopo il nastro di Musetti, non ha trovato la giusta coordinazione. 30 pari. È fuori il colpo di Sinner, di poco ma allunga la palla all'alto atesino. 40-30. Che bella risposta di Sinner, come sale sopra la palla, come spinge col rovescio e poi chiude a rete. Terzo game consecutivo ai vantaggi, quarto degli ultimi 5 game che va ai vantaggi. Dimostrazione dell'equilibrio c'è in questo primo set, con Musetti che ha dato un set point al servizio sotto 4-5. Questo è un errore davvero insolito per Sinner, che di dritto ogni tanto perde la misura del colpo, di rovescio non succede praticamente mai. Vantaggio Musetti. E sbaglia ancora Sinner. Non contento del proprio tennis in questo momento. Recupera la 0-30 e ha i vantaggi. Tiene la battuta Musetti. Tiebreak per decidere questo primo set della semifinale maschile delle prequalificazioni negli internazionali BNL d'Italia 2019 tra Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, con Musetti che ha annullato un set point sotto 5-4 al servizio. Servito molto bene a uscire. Quella circostanza si parte con Sinner alla battuta nel tiebreak 1-0, gran primo a uscire 1-0 Sinner. Molto bravo Sinner che viene a prendersi il punto a rete con la volée di rovescio. Mini break 2-0. Ace di Musetti che si sblocca nel tiebreak e accorcia le distanze. 2-1 Sinner. Servizio dritto, 3-1.
Sbaglia però Sinner questa volta la conclusione. Filippini entra al campo. Sinner. Recupera il mini break Mosetti. 3-2 Sinner. Molto bravo Mosetti, questo è un gran punto. Tre pari, si gira. Tre pari. Ancora un turno di battuta per Mosetti. Che bella seconda. 4-3. Chiuso intanto Grimalska su Chiesa, 6-2, 6-7, 6-4, conquistando una wild card per le qualificazioni. Ho provato a uscire lo scambio con rovescio lungo linea, Musetti, 4 pari, la che scappa via. Come spinge col dritto Mosetti, cede Sinner e ora il mini break è in favore di Mosetti, 5-4. E ancora un errore di Sinner, 6-4 Mosetti. 6-4 Mosetti. Che ora col servizio ha il set point. Eventualmente avrà un secondo anche sul servizio del suo avversario. Fuori, vediamo un po', di pochissimo. Di pochissimo largo il rovescio di Mosetti. Non fortunato. Sinner deve affrontare il secondo set point. Questa volta però col servizio a disposizione.
niente prima. Spinge e chiude con un gran dritto a sventaglio Musetti, il primo set è suo, se lo aggiudica al tiebreak, 7 punti a 5. È tempo di giganti e regine, di fate ed eroi. È tempo di calpestare ancora la terra rossa del Foro Italico. Su Super Tennis tornano gli internazionali BNL d'Italia. Live ed in esclusiva sul digitale terrestre. Tutti i match del torneo femminile e non solo. Quest'anno Super Tennis si fa in due per raccontarvi anche le emozioni del torneo maschile. Due quarti, semifinali e finale ATP per una maratona di tennis che vi lascerà senza fiato. Dal 13 al 19 maggio io sto con Super Tennis. E tu? Cosa pensi di bello? Star Casino. E chi ha tutte le slot più amate? Star Casino. La slot più famosa è ora su Star Casino. Divertiti con Bucovara. Star Casino. Ora lo so, solo per maggiorenni. Il gioco può causare dipendenza patologica. Accedi ai mercati mondiali con Fineco, il trading numero uno in Europa. Un unico conto multivaluta per operare su migliaia di azioni, obbligazioni, valute e tantissimi altri strumenti, anche da app. Ora anche con la nuova offerta professional per i trader più esperti. Fineco, il trading numero uno in Europa. Sole, mare, sport e tanto divertimento. Dal 10 al 16 giugno non mancate all'appuntamento dell'anno. Sulla spiaggia dorata di Terracina arrivano gli ITF Beach Tennis World Championships. Nel cuore del Lazio, i campioni provenienti da tutto il mondo si sfideranno su oltre 20 campi da gioco all'ombra del Tempio di Giove. Oltre 28 categorie di gioco dagli under 12 fino agli over 50. Il beach tennis come non lo avete mai visto prima. ITF Beach Tennis World Championships. Che lo spettacolo abbia inizio. Yannick Sinner si sta facendo medicare, è successo anche nella prima giornata, la verruca sotto il piede destro che dà fastidio, che ha cominciato a dargli fastidio nel Challenger di Ostrava, dove è arrivato poi in finale perdendo l'ultimo atto del torneo. Il primo set lo ha vinto Lorenzo Musetti 7-5 al tiebreak, bellissima risposta vincente sul secondo set point in suo favore. In attesa che si ricominci a giocare, noi facciamo un po' il punto della situazione andando anche ad analizzare i match in corso. Partiamo con il live, quindi con quello che si sta verificando. Andrea Basso nell'altra semifinale maschile sta servendo per il primo set avanti 6-5 su Jacopo Berrettini, un match con tanti break fino a questo momento, mentre stanno giocando Dalla Valle Balzerani, con Balzerani avanti 2-1 su Dalla Valle. Qui si tratta di un match del tabellone di ripescaggio che mette in palio altre wild card per le qualificazioni. Vi ricordo che questo match che vi stiamo raccontando, la semifinale maschile, tecnicamente al momento non mette in palio wild card per il tabellone principale, anche se potrebbe in realtà essere così, ci spieghiamo meglio, l'abbiamo già fatto nel corso di questi giorni, ma è bene ripetere questo regolamento. Le wild card per il tabellone maschile a disposizione del torneo sono 4 per il tabellone principale, parliamo ovviamente, sono state assegnate ad Andreas Seppi, a Matteo Berrettini e a Lorenzo Sonego. Andreas Seppi in questo momento è fuori di 2 dal tabellone principale, diciamo che storicamente è praticamente quasi certo che Seppi entrerà nel tabellone, bisognerà capire però quando, quindi probabilmente tra 2-3 giorni potrebbero arrivare altre cancellazioni. Quindi in questo momento l'unica wild card a disposizione viene assegnata con la finale delle prequalificazioni, a dispetto di quanto accaduto invece nel femminile, che ha avuto le due semifinali che mettevano in palio wild card. Tecnicamente però nel momento in cui Seppi dovesse entrare, è a quel punto la seconda wild card a disposizione delle prequali per il tabellone principale, oltre al vincente, andrebbe al finalista, e quindi sostanzialmente chi vince questo match ha già una alta probabilità di entrare nel tabellone principale, anche se non attualmente ufficiale. Speriamo di essere stati chiari nella spiegazione. Molto chiaro quello che è successo nel femminile invece. Tutto fatto.
Wild card per il main draw a Cocciaretto e Paolini, wild card per le qualificazioni a Ferrando, Grimalska, Brescia e Stefanini. Inizia il secondo set della semifinale di prequalificazioni maschili tra Sinner e Musetti. Musetti ha vinto il primo set al tiebreak 7-5 dopo aver annullato nel corso del set un set point sul 5-4 Sinner, servizio Musetti. Sinner che si è fatto medicare. Palla corta vincente di Musetti. Si è fatto medicare la solita verruca sul piede destro che gli dà molto fastidio. E rapidamente 40-0 Musetti. Punto del secondo set per Sinner, sicuramente nervoso. Molto bravo Sinner che risponde bene, poi in avanzamento col rovescio gioca colpo incrociato stretto perfetto. Impressionante dritto in corsa di Sinner. Da 40-0, vantaggi. Vantaggio Musetti. Vantaggio Musetti. Si carica Musetti che gioca l'ace a chiudere il game, 1-0. Ecco i numeri del primo set, 1 ora e 3 minuti di set. Tanti errori per Sinner, 17 a fronte di 9 vincenti. Più saldo più 3 invece per Musetti, 13-10. Un break per parte, sono arrivati nei primi due giochi break. Apre bene Sinner, 15-0. 15-0.
e 30-0. È bravissimo Sinner, cosa si è inventato? 40-0. Tennessiner a 0, 1 pari, secondo set. Bene anche Musetti al servizio, 15-0. Fossa il rovescio Sinner, 30-0. Errore di Musetti, 40-15. Tiene Musetti, 2-1, secondo set. Cerco il meglio di me. E anche Swiss, che da più di 50 anni ricerca nella natura i migliori ingredienti per offrire formule di alta qualità, come Swiss multivitaminico uomo e donna. Perché non c'è niente di meglio che vivere ogni giorno il mio giorno migliore. Swiss, la ricerca continua. Dai Matteo, domani è il grande giorno delle riprese, hai un sacco di cose da dire. Beh sì, ma è tutto chiaro e semplice. Se vuoi costruire o ristrutturare un circolo tennis o un campo da paddle o vuoi acquistare nuove attrezzature, per te c'è il Mutuo Light 2.0 del credito sportivo. Ad esempio, tutte le associazioni affiliate FIT possono ricevere fino a 60.000 euro rimborsabili in 7 anni. Basta avere una referenza della FIT e il supporto di garanzia per l'impiantistica sportiva. Vero, mica male l'Istituto per il Credito Sportivo. Istituto per il Credito Sportivo. La fabbrica della fiducia, a disposizione dello sport italiano. Apre bene il quarto gioco Sinner, 15-0.
lungo il dritto di Musetti, si è salvato Sinner in qualche modo, uscita dal servizio, 30-0. Doppio fallo, Sinner forse in parte per il problema al piede, ma in generale diciamo che nella parte finale del primo set e anche questo inizio del secondo set sta sbagliando tanto, sta regalando molto. Immediato boomerang televisivo col dritto a 200 all'ora sulla riga. 40-15. Tiene Sinner, due pari. Molto bravo Musetti, serve in volley, volley profonda e anche angolata, 15-0. Ancora un errore di Sinner che lascia andare la racchetta, sicuramente non contento della propria prestazione in questa fase del match, 30-0. C'era un'ottima prima. Tiene Musetti. E allora 3-2 in suo favore in questo secondo set. Musetti che ha vinto il primo parziale al tiebreak. Tanto set e break di vantaggio per Andrea Basso, che sta giocando davvero benissimo in queste prequali, contro Jacopo Berrettini. Basso guida 7-5, 1-0, servizio 40-0. Vi abbiamo detto che per quanto riguarda il tabellone ripescaggio del maschile, Baldi ha approfittato del ritiro di Brancaccio, quindi Baldi è già nella finale ripescaggio, mentre la semifinale vede in campo Balzerani dalla Valle, con Balzerani che ha vinto nettamente 6-1 il primo set. Intanto vedete Simone Tartarini sulla sinistra, il coach di Lorenzo Musetti. Sinner invece non contento della propria prestazione e ovviamente del punteggio. Due break solamente sono arrivati in questo match, nei primi due game. Continua a commettere parecchi errori Sinner. 0-15.
c'è arrivato Musetti, ma era praticamente impossibile trovare il passante. Sinner vince il punto in maniera non del tutto convincente, 15 pari. Prova a cambiare con il lungolinea, soluzione che non è praticamente mai riuscita, perché il rovescio di Sinner è molto molto ben giocato, profondo, rapido, è solo che da quella morsa Musetti non riesce a riuscire. Ogni tanto prova a spingere. 40-15. Questo non si prende, tiene Sinner. Tre pari. Musetti ha giocato un colpo incredibile in questo scambio, non lo smesso ovviamente. 15 pari. Aggressivo Sinner, 15-30, sta provando a alzare il ritmo dei colpi, sta provando a cambiare marcia. Il passante di Sinner che si carica, questo è un grandissimo colpo. 15-40. E sbaglia Musetti, che si innervosisce ma non lancia la pallata, si calma in tempo. Break Sinner, 4-3. Vuoi vivere tutte le emozioni degli internazionali BNL d'Italia?
Vedere da vicino i grandi campioni dell'edizione 2019? Vai sul sito internazionalebnlditalia.com e scopri le offerte a te dedicate. Con la formula Easy puoi scegliere l'offerta più adatta a te e prenotare un esclusivo servizio di navetta. Con la formula Premium puoi selezionare un hotel vicino al foro, i posti migliori nei settori migliori e avrai diritto a un servizio di navetta con autista o a un parcheggio riservato. Con entrambi i pacchetti avrai un fast pass per saltare la fila, un posto riservato al Pietrangeli e sconti esclusivi nell'area commerciale. In più, con la formula Premium potrai accedere al dietro le quinte dell'area giocatori. Vivi la magia della città eterna e regala il grande tennis. Scopri tutte le promozioni su booking.internazionalibnlditalia.com. Yannick Sinner serve avanti di un break nel secondo set, ha perso il primo contro Lorenzo Musetti al tiebreak, 7 punti a 5 per il toscano, nativo di Carrara. L'altoatesino invece è al servizio. Grande risposta di Musetti. 0-15. Arriva in corsa, ma stavolta non riesce il miracolo a Sinner. 0-30. Fuori il rovescio di Sinner. 0-40, 3 palle break per l'immediato contro break. Annullata la prima col servizio a uscire, 15-40. Chiamata in ritardo, la palla è fuori però. E allora è 30-40, annullata anche la seconda palla break. Grandissimo punto di Musetti, uno dei punti tatticamente giocati meglio nell'intero match da Lorenzo Musetti, che chiude poi la palla corta contro break immediato alla terza chance dallo 0-40, 4 pari. Si carica Musetti. Tutto bene Sinner, ma sbaglia la conclusione con le lungoline di dritto, 15-0. Thank you.
Si ferma Musetti, dice che è fuori. Rammarico lì, Sinner. Detto qualcosa verso il proprio angolo. Il dritto vincente di Musetti, questo andava veramente forte. Si carica Musetti, 40-0, 3 opportunità, le 5-4. 40-0. Reazione Sinner, risposta bellissima di rovescio, 40-15. Tiene Musetti, 5-4. Uno sguardo agli altri match in campo, allora, mentre Musetti sale 5-4. Basso 7-5, 2-1. In suo favore e servizio, ma palla break per Jacopo Berrettini in questo momento. L'altra semifinale maschile, mentre nel semifinale del tabellone di ripescaggio 6-1, 3-1, nettamente avanti Balzerani su dalla Valle. Sinner e Musetti in penne sul Pietrangeli, come vedete parecchi curiosi e appassionati a seguire il match. Sinner che non solo è stato una promessa del tennis, cioè è una promessa del tennis, ma è stato fortissimo anche a livello junior nello sci. Tanto di scudetto a livello giovanile. Serve per rimanere nel match Yannick Sinner. 7-6-5-4 Musetti. Bravo, protegge la rete Sinner, punto giocato alla perfezione. 15-0. Prova ad andare a tutto braccio ma sbaglia con lo sventaglio Sinner, 15 pari. Ancora un errore, 15-30. E questo non si prende, questo è veramente un dritto imprendibile. 30 pari. Nastro vincente in un momento importantissimo, 30-40, chiede scusa Musetti, ma questo è un match point. Grande prima al centro di Sinner, con personalità, con un gran servizio, annulla il match point.
Vantaggi. Lungo il colpo di Musetti. Sbaglia di pochi centimetri. Palla importante, molto importante. Ora è palla del 5 pari, Sinner. Buona, questo è un passante pazzesco di Sinner. Lo ha fatto tutto bene Musetti, che non ci vuole credere, ma è un colpo meraviglioso con un aiuto importantissimo della mano sinistra nello stringere l'angolo. Questo passante Bimane. Ho visto come chiuda l'angolo la mano sinistra. 5 pari. Stanno cercando di alzare il livello tutti e due, il match è bellissimo adesso, 15 pari. Grande dritto dopo il servizio, due ottimi punti vinti grazie al dritto da Musetti, 30-15. Quindici. Super livello sul Pietrangeli, super livello, 40-30.
40-30. Non riesce il passante a Musetti. Vantaggi. Spinge Sinner e va a procurarsi la palla break. E la vuole stoppata di Sinner sulla palla break, il pugno di Jannik Sinner che servirà per il secondo set, avanti 6-5 dopo il cambio di campo. Non è solo un gioco, per noi è impegno, passione, rispetto. Scopri le offerte esclusive BNL Tennis. Conto a canone zero il primo anno. Prestito vantaggioso. Assicurazione dedicata. E il grande tennis visto da vicino. Per veri appassionati. Ti aspettiamo in agenzia. BNL Gruppo BNP Paribas. La banca per un mondo che cambia. Sei pronto per il poker più coinvolgente di sempre? È arrivato 888 Poker. Entra in gioco ovunque ti trovi e prova il brivido di andare all-in. Una partita così non l'avevi ancora giocata. Registrati e ricevi 8 euro gratis senza ricaricare. 888 Poker. Il gioco inizia adesso. Il gioco è vietato ai minori, può causare dipendenza. Jannik Sinner pronto a servire per portare il match al terzo set. Ha perso il primo set al tiebreak contro Lorenzo Musetti, 7 punti a 5. Ha appena strappato il servizio a Musetti sul 5 pari del secondo, serve avanti 6-5. 15-0. Che angolo di Musetti, 15 pari, rovescio incrociato stretto meraviglioso. L'ultimo dritto di Sinner era spaventoso.
30-15. Pari. Doppio fallo sul 6-5, 30 pari. E allora c'è la palla break per andare al tie break. È fuori! È fuori il dritto di Sinner da 30-15 contro break. 6 pari, un altro tie break. Tiebreak anche nel secondo set tra Musetti e Sinner, questa semifinale delle prequalificazioni. Serve Musetti per primo, che sbaglia il dritto di poco. 1-0 Sinner con mini break. Sinner che nel tiebreak del primo set era avanti 3-1, ma lo ha perso poi 7-5 subendo un parziale di 6 punti a 2. Arriva Sinner, gioca un gran colpo stretto nei pressi della rete. Non solo potenza ma anche tocco nel bagaglio di Jannik Sinner. Tre a zero Sinner. Grande dritto anomalo, una palla che si stava avvicinando pericolosamente al corpo di Musetti, che ha colpito esattamente nell'ultimo momento utile per giocare questo vincente. 3-1. Fuori di pochissimo il dritto, sarebbe stato vincente di Sinner. 3-2. Venuto avanti su una palla non semplice, meglio l'approccio non è stato giocato in maniera così incisiva da prendere la rete. E Musetti è stato bravo a giocare un passante basso, far giocare una volée complicata a Sinner. Si gira sul tre pari con il contro mini break di Musetti.
giocano a tennis questi due ragazzi. Bravissimo Musetti, che va addirittura avanti nel mini break. 4-3. Il passante di Musetti e siamo 5-3. Fallo restituito il mini break, si dice da solo, non importa, non importa. Musetti, braccio e mano velocissimi in quest'ultimo dritto di Sinner. I complimenti anche del suo avversario. 5 pari. E ora si va o a set point o a match point. Sul nastro il rovescio di Musetti. 6-5 Sinner. Set point. Servizio però Musetti. È buona la palla di Musetti sulla riga, annullato così il set point. Si gira. Si carica Sinner, che torna avanti, ma stavolta il set point è col servizio. 7-6. L'urlo di Sinner. Set point numero 2.
col servizio vincente al centro. Yannick Sinner vince il tiebreak del secondo set 8 punti a 6 dopo il 7 punti a 5 nel tiebreak del primo set di Musetti. Possiamo goderci un altro set tra Yannick Sinner e Lorenzo Musetti. Non è solo un gioco. Per noi è impegno, passione, rispetto. Scopri le offerte esclusive BNL Tennis. Conto a canone zero il primo anno, prestito vantaggioso, assicurazione dedicata e il grande tennis visto da vicino. Per veri appassionati, ti aspettiamo in agenzia. BNL Gruppo BNP Paribas, la banca per un mondo che cambia. Sei pronto per il poker più coinvolgente di sempre? È arrivato 888 Poker. Entra in gioco ovunque ti trovi e prova il brivido di andare all-in. Una partita così non l'avevi ancora giocata. Registrati e ricevi 8 euro gratis senza ricaricare. 888 Poker. Il gioco inizia adesso. Il gioco è vietato ai minori, può causare dipendenza. Sarà il terzo set a decidere questa bellissima sfida di semifinale di prequalificazioni tra i due giocatori forse più attesi di queste prequali, Lorenzo Musetti e Yannick Sinner. 2002 il primo, 2001 il secondo, ovviamente parliamo della classe di età. 7-6 il tiebreak del primo set per Musetti, che ha annullato un set point nel corso di quel primo set. 7-6 con tiebreak vinto 8 punti a 6 il tiebreak del secondo set per Sinner, che con il servizio sotto 5-4 nel set, non nel tiebreak ovviamente, ha annullato un match point e con il servizio ha anche chiuso il tiebreak. Intanto sul campo 1 5 pari nel secondo set, l'altra semifinale tra Jacopo Berrettini e Andrea Basso, con Basso che ha appena tenuto il servizio, era 5-4 Berrettini, Basso che ha vinto il primo set con il punteggio di 7-5. Facciamo il punto sul femminile, perché dal punto di vista del femminile sappiamo assolutamente tutto già. Wild card per il tabellone principale, oltre a quelle già assegnate che erano Venus Williams, Victoria Azarenka e Sara Errani. Jasmine Paolini e Elisabetta Cocciaretto hanno vinto quest'oggi i loro match che davano l'accesso diretto al tabellone principale, alla wild card per il tabellone principale. Mentre nelle qualificazioni avremo modo di vedere nella giornata di sabato, nel primo turno di quali, Giorgia Brescia, Lucrezia Stefanini, Cristiana Ferrando e Anastasia Grimalska. Inizia il terzo set tra Sinner e Musetti, serve Sinner. Primo punto, giocato molto bene con un gran incrociato stretto di Musetti. Zero quindici, 0-30, credici fino alla fine, si sta dicendo Musetti. E
0-40, inizio complicato di terzo set per Sinner. Tre palle break. Annullata la prima opportunità di break, stringe molto bene l'angolo Sinner con il dritto. Anche la seconda, rimane la terza. E sbaglia il dritto Sinner. Sopra la rete, questo è un brutto errore. Si carica Musetti che strappa il servizio all'avversario nel primo gioco del terzo set, 1-0. Reazione immediata di Sinner che viene a prendersi il punto a rete con lo smash, il punto precedente nella gestione dello scambio in generale a fare la differenza più che lo smash finale. 0-15. Tocca la riga, il dritto in avanzamento, quasi in controbalzo di Musetti in lungo linea. 15 pari. Molto profondo il colpo di Sinner, sbaglia Musetti. 15-40, subito due opportunità per l'immediato contro break. Andava fortissimo quando riesce a spostarsi per giocare il dritto anomalo, ma anche a sventaglio da quella posizione. Il braccio va veramente veloce, la palla viaggia, che è un piacere. Annullata la prima di due palle break. Bravissimo Musetti, la demi-volée e poi, anzi la volée bassa e poi questa in allungo, difficilissima. Sì, demi volé, aveva rimbalzato, presa diretta, non eravamo sicuri. Come l'ha annullata quella seconda palla break?
Che meraviglia a questo punto! Il dritto incrociato stretto di Sinner, ma anche Musetti era stato bravissimo a difendere in tutti i modi, strenuamente. Si torna a palla break. Ed eccolo qui, il punto del contro break. Torna al servizio Sinner. Il rovescio di Musetti, che angolo e con quale velocità ha giocato questo colpo. Un gesto tecnico bellissimo. 0-15. Risponde così Sinner. Dovrebbero essere stanchi dopo se 2 ore e un quarto giocate a ritmi molto alti, invece in questo momento entrambi stanno tirando fuori davvero colpi strabilianti. Una palla corta che poteva star, già che c'era il campo aperto dall'altra parte, è sbagliata da Musetti. Rammarico di Musetti per questa scelta sbagliata, più che l'esecuzione tecnica, la scelta di cui si è rammaricato Musetti. Credo abbia detto qualcosa da quando hai 12 anni che ti dicono di non giocarle, non giocarne troppe di palle corte. Il rovescio lungolinea quasi in controbalzo. Come stanno giocando? Sempre meglio, questa è la cosa che sorprende. Servizio e il dritto in avanzamento lungo linea di Sinner. 40-30. E il rovescio lungo linea. Dritto lungo linea. Rovescio lungo linea. 2 punti consecutivi. Sorpasso Sinner nel terzo. 2-1. Accedi ai mercati mondiali con Fineco, il trading numero 1 in Europa. Un unico conto multivaluta per operare su migliaia di azioni, obbligazioni, valute e tantissimi altri strumenti, anche da app. Ora anche con la nuova offerta professional per i trader più esperti. Fineco, il trading numero 1 in Europa.
palla al servizio, sotto 2-1 al terzo con Jannik Sinner, semifinale delle prequalificazioni internazionali BNL d'Italia 2019. Per bene Musetti questo quarto gioco, 15-0. Il dritto in contropiede in lungolinea, è un colpo che in corsa gioca benissimo Sinner, stavolta gli è sfuggito di pochi centimetri, ma è un colpo assolutamente nelle sue corde e anzi fa parte del suo repertorio. Ne ha giocati tanti nei precedenti tornei su terra, soprattutto a Ostrava, dove ha raggiunto, vi ricordo, la finale Challenger di Ostrava la settimana scorsa. Ha giocato al volo Musetti, non sicurissimo forse adesso post punto, la palla sarebbe entrata. Comunque 30-15. Colpo dopo il servizio di Musetti è cresciuto con l'andare del match. Sempre più sicuro, soprattutto ovviamente con il dritto dopo il servizio. Musetti che si dice, stai calmo, sei fuori un metro, non c'è bisogno di giocare in questa maniera. 40-30. Attenzione perché si va in vantaggio nel 40-15. Vantaggio Musetti. Corsa col dritto su una palla molto veloce di Sinner, Musetti stavolta non riesce a salvarsi. Ancora parità. Bravo Sinner, come ha cambiato marcia in questo scambio. Palla break. Intanto ha vinto Andrea Basso. 7-5, 7-6 a Jacopo Berrettini. Match di circa due ore. Berrettini che aveva eliminato Baldi nei quarti, nelle prequali, nonostante un problemino agli adduttori che lo ha ovviamente non poco infastidito in queste prequalificazioni. Il Basso è il finalista.
Annullata la palla break. Si carica Musetti, servizio vincente, vantaggio per il 17enne di Carrara. Come ha servito questi ultimi tre punti Musetti? Annulla palla break, siamo due pari nel terzo. Servizio dritto Sinner, 15-0. Lunga la risposta, 30-0, provato a caricare di top, giustamente, era lontano per tenere lontano l'avversario Musetti, ma non è riuscito in questo intento. Con Musetti che ha rotto le corde nella risposta di dritto. Dove l'ha tirato lo smash Sinner? Fuori anche dal corridoio. 40-15. Da 40-0 a 40-30. Attenzione perché da 40-0 siamo ai vantaggi. Un po' disunito Sinner con lo smash sbagliato. Do lontanissimo, prova a spingere Musetti, ha capito subito che non soltanto l'esecuzione ma anche la scelta era sbagliata. Vantaggio Sinner. Eccola qui la risposta di dritto, questa volta ha giocato col dritto anomalo, inside in, sul set point del primo set aveva giocato a sventaglio, con l'inside out, si carica Musetti, ancora vantaggio pari. Largo di pochissimo il rovescio incrociato stretto di Musetti, che da quella posizione può andare sia in lungolina sia incrociato, infatti Sinner era in posizione decisamente complessa da gestire nel caso di
palla in campo di Musetti, vantaggio Sinner. Si carica Sinner, servizio e dritto, 3-2 il punteggio in favore di Yannick Sinner. Ricapitoliamo quindi, vittoria di Andrea Basso sul campo numero 1 contro Jacopo Berrettini, 7-5, 7-6, quindi Basso è il finalista della parte alta del tabellone delle prequalificazioni. Affronterà il vincente del match che vi stiamo raccontando, del bellissimo match che vi stiamo raccontando, mentre la finale ripescaggio vede opposti Balzerani e Baldi. Balzerani è battuto dalla Valle, mentre Baldi ha approfittato del ritiro di Brancaccio. Come abbiamo già spiegato, dipenderà molto da Andrea Seppi, se Seppi riuscirà ad entrare direttamente nel tabellone principale dell'Internazionale Biennale d'Italia 2019, come in realtà probabile, perché è fuori solamente di due, e allora entrambi i finalisti delle prequali, a prescindere da chi poi vincerà domani, andranno nel tabellone principale, e entrambi i giocatori, quindi sia Baldi che Balzerani, in caso potrebbero raggiungere le qualificazioni e non e sarà ininfluente il risultato della finale ripescaggio di domani. Parte col doppio fallo Musetti, 0-15. Bellissimo il dritto, la palla era molto bassa, andare in lungolinea da quella posizione era difficile, la parte più alta della rete, e quando la palla è bassa e sei vicino alla rete è complicato da gestire. Musetti non ha avuto problemi nella gestione di questo colpo, 15 pari. Prova a cambiare marcia col drittone lungolinea Sinner, ma la palla si ferma sul nastro, sarebbe probabilmente finita in corridoio comunque. 40-15. Fuori il dritto di Sinner, tiene a 15 Musetti, da 0-15 dopo il doppio fallo iniziale, bravissimo soprattutto con il primo punto dopo lo 0-15, quel dritto lungolina con palla molto bassa gestita alla perfezione, 3 pari. Quindici zero.
fuori il colpo di Sinner, 30-15. Ci arriva e per poco non riesce a trovare il passante Musetti, bravissimo Sinner a gestire questo scambio non esattamente perfetto nella chiusura sopra la rete, ma ha gestito benissimo Sinner, che un pochino zoppica. Ricordiamo che abbiamo detto più volte una verruca sotto il piede destro ben curata in questi giorni, ma che ancora dà fastidio, soprattutto un match che si disputa ormai da 2 ore e mezzo. Gran servizio a uscire di Sinner, 4-3 in suo favore, terzo set. Pronto? Oggi non hai scampo. Ma che cos'è tutto questo movimento? Amico, è l'efficientamento energetico. Da quando abbiamo scoperto in media, la vita al circolo è cambiata. Uso razionale dell'energia, contenimento dei consumi e nessun costo iniziale. Ci pensa in media. Più chiaro di così? Se vuoi vederci chiaro, cerca in media. Chi non riesce a fare luce è pregato di non fare ombra. Yannick Sinner inquadrato, è avanti 4-3 nel terzo set di questo bellissimo match. Di semifinale di prequalificazioni maschili. Perfetto Musetti, servizio e due dritti a chiudere. 15-0. Una volta sbaglia il colpo in uscita dal servizio, 15 pari. Giocato un dritto bellissimo in lungolinea in corsa a Musetti, ma Sinner, dopo aver difeso in maniera fantastica su quella palla, poi ha ribaltato l'inerzia dello scambio in maniera davvero rilevante, davvero ragguardevole. Siamo 15-40, 2 palle break Sinner. Thank you.
profondissimo il colpo di Sinner. Eccolo qui il break, 5-3. Sinner serve per il match. Apre bene Sinner, 15-0. Prova il rovescio lungo linea che si ferma a rete Musetti, 30-0 Sinner. E 40-0, sono 7 punti consecutivi per Sinner, che è arrivato a 3 match point. Non molla Musetti, come l'ha annullato il primo match point. 40-15. Di pura classe. Secondo match point. E annulla con un grande vincente anche il secondo. Di dritto stavolta. Terzo match point in arrivo. E sbaglia la volea, ha tirato fortissimo al corpo Musetti. Annullato anche il terzo match point e siamo in parità. Sembrava un punto fatto perché aveva servito benissimo Sinner. Forse il rovescio lungolina l'ha giocato un po' troppo al centro per non rischiare, e allora Musetti è riuscito a giocare il passante. È fuori di pochissimo il rovescio di Musetti. Prima rovescio in salto stupendo di Sinner, poi rovescio quasi in campo di Musetti, bellissimo, che però non trova il campo, trova il corridoio, e allora si torna a match point, il numero 4. Se ne va la risposta di Lorenzo Musetti. Finisce un match bellissimo in 2 ore e 40 minuti. Jannik Sinner si impone su Lorenzo Musetti 6-7, 7-6, 6-3, annullando anche un match point. Questi due ragazzi che si abbracciano sotto la rete hanno davvero regalato a tanto pubblico presente sul Pietrangeli una partita bellissima. È un match che abbiamo visto nelle prequalificazioni del Foro Italico, speriamo di vederlo presto anche nei tornei Challenger e poi nei tornei ATP, perché questi due ragazzi giocano a tennis in maniera fantastica, molto diversi tra loro, come sono diversi anche dall'altro giovane classe 2001 davvero interessante, ovvero Giulio Zeppieri, che non ha giocato bene queste prequalificazioni ma che è sicuramente un ottimo prospetto e che ha raggiunto la semifinale agli Australian Open Juniores, persa proprio contro Musetti. Un match durato 2 ore e 39 minuti per la precisione, 28 vincenti per Musetti, 22 per Sinner, che ha commesso più errori rispetto al suo avversario, ma è stato un match davvero bello, gestito bene anche dal punto di vista mentale, questo che tra l'altro sorprende in positivo di questi due ragazzi. Ricordiamo Sinner classe 2001
e Musetti, classe 2002, entrambi 17 anni, con Sinner che ne compirà 18 nel mese di agosto, mentre la compiuti 17 a marzo Lorenzo Musetti. Dunque la finale delle prequalificazioni maschili sarà tra Andrea Basso e Yannick Sinner. Sicuramente Lorenzo Musetti parteciperà alle qualificazioni con una wild card conquistata grazie all'approdo nella semifinale. Stessa cosa dicasi per Jacopo Berrettini, che ha perso la sfida sul campo numero 1 contro Andrea Basso. Tra pochissimo avremo modo di ascoltare in diretta le impressioni del vincitore, di Yannick Sinner, che in questo momento forse sta già firmando qualche autografo o facendo qualche intervista. Comunque siamo pronti con nostra Federica Frola sul campo per l'intervista a Yannick Sinner. Probabilmente questa vittoria consentirà a Sinner e a Basso anche di arrivare nel main draw senza un esito, diciamo, ininfluente della finale. Comunque verrà giocata domani, questo dipenderà, come sempre l'abbiamo ripetuto, l'Andrea Seppi, se entrerà o meno direttamente nel tabellone principale. Attualmente è fuori di due posizioni dal main draw. E allora diamo la linea a Federica Frola per ascoltare le impressioni a caldo di Yannick Sinner. Yannick, sudata questa partita, una vera e propria battaglia, d'altronde se lo aspettava il pubblico qui sul Pietrangeli. Eh sì, non era facile, era la prima volta che abbiamo giocato contro, alla fine aspettavamo tutti e due di questa battaglia, no? All'inizio c'era tanta tensione da tutte e due le parti, tanti errori, però alla fine è stato un match bellissimo, sì. Abbiamo visto soprattutto nel primo set che hai patito un po' il piede, la verruca, come va? È una verruca che per il momento mi dà ancora fastidio, adesso vediamo come va, però posso giocare senza problemi. Domani incontrerai Andrea Basso, lo conosci, cosa ti aspetti? Mi aspetto di vincere, non lo conosco bene, ci siamo allenati una o due volte, però non lo conosco benissimo. Ecco, visto che ti aspetti di vincere, nel caso ci fosse il main draw, chi ti verrebbe a vedere? Sai già più o meno? No, i miei genitori, il resto non lo so, forse ecco, i miei genitori che non lavorano e quindi forse vengono qua, niente. Quello. Va bene, grazie da Yannick Sinner, complimenti, grazie. Alla prossima. A voi. E allora era Yannick Sinner dopo il successo, bellissima partita contro Lorenzo Musetti. Ricordiamo il punteggio 6-7-7-6-6-3 per il classe 2001 altotesino contro il classe 2002 di Carrara. Allora a questo punto noi diamo la linea alla Tennis Parade in attesa di collegarci in diretta con il WTA di Madrid per la sfida tra Bencic e Kozlova. Sogni, avventure, emozioni. Le cose più belle non sono fatte per essere comprate. L'auto perfetta per viverle, neppure. Scegli YBuy per guidare una BMW X1, anche senza acquistarla. Da 199 euro al mese, TAN 380, TAEG 583. Dettagli su bmw.it e in tutte le concessionarie BMW aderenti.